Presso il ristorante Lago dei Salici di Caramagna Piemonte ha avuto luogo la consueta assemblea annuale di Confagricoltura Cuneo, un'occasione di confronto e amicizia per i tanti associati sparsi in tutta la provincia. Come sempre, oltre ai soci dell'organizzazione, folta la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni del territorio. Il programma prevedeva un momento di dibattito pubblico dal titolo Mercato del lavoro agricolo, difficoltà di ieri e di oggi, cui hanno preso parte l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero, il presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte Enrico Allasia e Roberto Caponi, direttore delle politiche del lavoro, welfare e sicurezza sul lavoro di Confagricoltura. Professoressa Fornero, tra gli ospiti d'onore di questo dibattito nell'ambito dell'assemblea di Confagricoltura Cuneo a Caramagna Piemonte, mano d'opera in agricoltura è uno dei tanti aspetti su cui bisogna migliorare fortemente per garantire ovviamente una maggior redditività e detassare questo tipo di lavoro. C'è anche difficoltà a reperire mano d'opera in agricoltura. Beh, è una questione non solo di numeri, come lei ha detto, una questione di redditi, una questione di produttività, cioè del valore aggiunto che si crea, ma è anche una questione, se posso dire, di sentimenti e di valori, perché l'agricoltura, che oggi è uno dei settori trainanti della nostra economia, anche in termini di esportazioni, ed è quindi un vanto del nostro sistema economico, oggi ha bisogno di essere attrattiva per i giovani. Lo sta un po' diventando, ma deve essere un lavoro di cui i giovani sono anche orgogliosi. Oggi diciamo così che la vera fatica del lavorare la terra è fortemente alleviata dalle macchine. E l'aiuto delle macchine oggi è fondamentale, quindi il settore è diventato tecnologico e richiede quindi anche delle competenze specifiche di tipo informatico, digitale, e quindi può attrarre anche giovani. Al tempo stesso dà un contatto con la natura che, nel momento in cui si parla molto di transizione verde, che deve in effetti partire dall'agricoltura anche, e potrebbe essere una cosa che aiuta a fare più occupazione e occupazione migliore sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro. Un'altra considerazione, si parla molto di aumentare i consumi, chiaramente il tutto è collegato all'aumento degli stipendi. Certamente sì, il settore ha bisogno di manodopera, il settore lamenta difficoltà di reperimento, dipende quindi molto dalla occupazione che si ottiene attraverso i flussi di immigrati. Questi immigrati qualche volta hanno anche bisogno di preparazione, perché intanto magari non conoscono la lingua e possono avere anche difficoltà di interpretare un'agricoltura che è diversa da quella dei loro paesi, e quindi c'è anche bisogno di creare una forza lavoro competente. È anche una questione di redditi, devono essere pagati adeguatamente. Siamo arrivati all'assemblea di Confagricoltura Cuneo con tanti numeri sul piatto, tanti numeri sulla carta, tanti problemi da risolvere, in particolare la manodopera in agricoltura, un tema su cui state battendo da molto tempo come Confagricoltura. Qual è lo stato dell'arte, Presidente? Oggi sempre di più la carenza di manodopera manda in crisi le nostre aziende. Noi dobbiamo pensare che il nostro futuro sarà sempre di più vincolato da questa criticità e dobbiamo cercare di risolverlo in qualche modo, sicuramente snellendo quelli che sono gli iter per quanto riguarda i permessi di soggiorno, l'aumento dei flussi per poter avere più manodopera, e sicuramente da parte delle aziende agricole, datori di lavoro, la possibilità di uno sgravio contributivo. Oggi, soprattutto su determinate filiere, penso a quelle della carne, quelle della frutta, il costo della manodopera incide notevolmente sul prodotto finale, abbiamo la necessità di lavorare su quello che è appunto la decontribuzione. La proposta di Confagricoltura, fatta già da tempo, è quella di legare il contributo dell'azienda, il costo del contributo, non alle zone o alle aree come potrebbe essere il nord Italia, il centro o il sud, ma a una determinata filiera, a un determinato prodotto, in modo che sia trasparente su tutto il territorio nazionale e tutti vengano a pagare lo stesso onere.
Quali sono le zone calde del tema lavoro, in particolare in provincia di Cuneo, visto che è l'assemblea di Confagricoltura Cuneo? Ci sono delle aree specifiche, mi viene in mente il Saluzzese ad esempio. Sì, Saluzzese certamente, ma così anche come l'Albese, perché sono due realtà dove si concentrano la produzione della frutta con un distretto importantissimo, e dall'altra parte il settore vitivinicolo con una richiesta di manodopera che ha una caratteristica: tanta manodopera nell'arco di poco tempo, soprattutto nel periodo della raccolta, e quindi qui noi dobbiamo lavorare per cercare di semplificare quella che è, diciamo, l'approccio che le aziende agricole possono avere sul reperimento della manodopera. Oggi esiste tutto un tema legato agli appalti gestiti generalmente dalle cooperative, ma ci sono le cooperative che chiaramente operano nella regolarità e quindi assolutamente nessun problema. Ecco, noi dobbiamo cercare di snellire questo processo in modo che chi somministra manodopera abbia la possibilità di lavorare, di formare il personale, di poterlo gestire tutto l'anno, perché noi a volte abbiamo aziende frazionate che quindi chiaramente hanno necessità per pochi giorni, la cooperativa potrebbe gestirli per un periodo, un lasso di tempo molto più ampio. Questo però chiaramente necessita formazione e necessita sicuramente una procedura chiara su cui poter operare. Un'ultima considerazione: a che punto è l'interlocuzione col governo su questo tema? Sì, da tempo noi come Confagricoltura rivendichiamo quello che è appunto la decontribuzione, o comunque, diciamo, lo sgravio contributivo a favore di determinati settori. L'abbiamo detto in precedenza: la frutta, la carne, ma ci sono anche realtà come florovivaismo che impiegano parecchia manodopera e hanno necessità di poter essere competitivi all'europeo. La globalizzazione porta a una competizione molto elevata. Oggi, se il costo del lavoro non è uniforme su tutta Europa, l'Italia rischia di rimanere indietro. Dottor Caponi, all'assemblea annuale di Confagricoltura a Cuneo si parla di lavoro agricolo in particolare. È ovvio che devono cambiare le politiche del lavoro in Italia, specialmente negli ultimi anni in cui la forbice tra salario, costo del lavoro e consumi è diventata enorme. Sì, assolutamente, questo è uno dei principali problemi. C'è troppo divario tra quanto costa il lavoratore all'impresa e quanto effettivamente il lavoratore percepisce. Il taglio del cuneo fiscale che è stato operato a partire da luglio fino a dicembre sicuramente dà un po' di respiro, ma è una misura soltanto transitoria e deve essere resa strutturale perché possa avere qualche effetto benefico. Confagricoltura è da sempre forza sociale, rivendica i propri temi con, anche ad alta voce se vogliamo, ha un ruolo molto più attivo rispetto ad anni passati, proprio come forza propositiva nell'ambito economico. Sì, assolutamente, soprattutto sul lavoro, perché Confagricoltura associa molte imprese che assumono manodopera, quindi il lavoro per noi è un fattore fondamentale, quindi è un aspetto sul quale insistiamo molto. E in questo momento c'è una grave crisi di manodopera, nel senso che non si riesce a trovare manodopera. Questo è uno dei problemi principali di cui oggi parleremo anche in questo contesto.